Non capita, no, no, ma non capita spesso che, come dire, a conclusione di un percorso formativo io partecipi, ma non perché sia importante la mia presenza, però volevo oggi sottolineare e rimarcare un evento particolare. Ecco, per noi questo è stato un evento particolare importante. Importante naturalmente per noi, per la nostra struttura, e ringrazio chi ci ha lavorato, la dottoressa Ferretti, tutta la struttura dell'amministrazione provinciale. Importante per il lavoro che il dottor Arduvini e la sua struttura, i docenti, hanno svolto, e quindi va a Aginform il mio grazie e il grazie dell'amministrazione provinciale, ma vorrei dire anche e soprattutto, e la faccio breve, il grazie a voi donne e uomini della Polizia Penitenziaria. Mi pare di capire che oggi abbiate incontrato il professor Onida, o sì, se ho capito bene, è quindi il presidente emerito della Corte Costituzionale, in occasione di un incontro, immagino, per i 60 anni della Carta Costituzionale. Siamo in un momento nel quale volge al termine l'anno di celebrazione del 60° anniversario dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale, e la presenza del presidente emerito della Corte Costituzionale va in questa direzione. Quali sono i valori veri su cui noi fondiamo la nostra convivenza? Sicuramente quelli della Carta Costituzionale, ma quelli nel quale il rispetto non solo per il detenuto uomo, come il commissario ha definito con bella espressione le persone che popolano questo particolare pezzo di città, ma anche e soprattutto il rispetto per chi veste una divisa, deve essere riaffermato, e riaffermato con grande convinzione. E talvolta noi non siamo in grado, anche come istituzioni locali, di dare il giusto peso e la giusta importanza a tutto questo. E allora l'obiettivo di questo nostro appuntamento, al di là della soddisfazione per la conclusione di un percorso formativo, mi pare di capire anche con dei buoni risultati, accanto al compiacimento per ciò che avete fatto e per come lo avete fatto, perché l'idea di terminare 8 ore di lavoro, che non è propriamente un lavoro, certo ogni lavoro è duro, intendiamoci, però qualche lavoro è particolarmente significativo e particolarmente duro. Ecco, io ci tenevo personalmente con grande forza e con grande determinazione a dire il grazie, non a nome personale, con tutta l'autostima, chi se ne frega del grazie personale, ma il grazie a nome dell'istituzione che presiedo, perché credo che accanto al raggiungimento degli obiettivi ci debba essere sempre, come dire, la convinzione che un'istituzione sta al fianco convinta di chi veste un uniforme, di chi veste una divisa e di chi lo fa in un contesto culturale, sociale, visto che si faceva sociologia, no? E civile, spesso complesso. E da questo punto di vista l'obiettivo della presenza qui oggi è sì il ringraziamento alle nostre donne e ai nostri uomini che hanno lavorato, a un'agenzia formativa importante, un'istituzione importante quale quella presieduta da Umberto Arduvini, ma vorrei dire anche e soprattutto a voi, perché in qualche modo col vostro lavoro siete senza dubbio più orgogliosi di far parte di una istituzione, ma rendete anche noi più orgogliosi di far parte di quei valori e in qualche modo di appartenere a quella identità che la Carta Costituzionale di cui oggi avete parlato ci rappresenta e rappresenta in modo molto forte. Per cui, molto semplicemente, grazie a nome della provincia, verificheremo. Giustamente le forze sindacali devono sempre dire, vediamo se la prossima volta va meglio. Questo è il vostro mestiere, quindi verificheremo quello che potremo fare, ma intanto per adesso sappiate che ci sono le istituzioni che ritengono non importante il vostro lavoro, ma lo ritengono determinante perché, come dire, in qualche modo quei valori non restino un articolo di una Costituzione, ma siano il modo di intendere il rapporto tra donne e uomini, tra cittadine e cittadini. E se lo avete fatto con un po' di fatica e con un po' di che, credo che sia un qualcosa del quale dobbiamo essere orgogliosi, innanzitutto noi, prima ancora che voi. Per cui grazie.